Allora, eccoci di nuovo in diretta, andiamo avanti con la nostra camminata all'interno dell'informazione politica e ci colleghiamo subito con un giornalista dell'ANSA, Mirko Paganelli. Buonasera Mirko, eccolo qua. Buonasera, Buonasera, e buonasera Paolani. ben trovato Mirko. E poi ci colleghiamo anche con il consigliere della regione Lombardia, Gianmarco Senna di Italia Viva. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Terzo polo esattamente. Giusto, giusto. Allora, innanzitutto lei, grande amico di Salvini, lo saluta e se ne va dalla Lega. Come mai? È stata maturata. Io sento la mia voce di ritorno. Riuscite a Aspetti che chiedo alla sistemare? regia. Alessio, controlla per cortesia se in video viene bene. Siamo in diretta, quindi abbiamo questa possibilità di aggiustare l'audio, l'ha È detta il bello all'audio, della diretta. pronto? Vai. Sì, ci Si sente? siamo, onorevole, prego. Va bene. Consigliere sufficiente. Consigliere, Benissimo. prego. È stata una scelta sofferta, naturalmente. Maturata non in pochi giorni, ma è stato un discorso che va avanti che andava avanti da diversi mesi, come ho già spiegato. È chiaro che ci sono dei rapporti anche personali, di amicizia, però la politica ogni tanto, come la vita, bisogna fare delle scelte. Io ringrazierò sempre per la grande opportunità che la Lega e Matteo Salvini mi hanno dato. Le strade a un certo punto non si poteva più andare avanti insieme. Ho maturato questa scelta. L'area di riferimento che sentivo più vicina a quella che era la mia sensibilità, io sono fermo sulle stesse posizioni di 5 anni fa, di 10 anni fa, anzi sono abbastanza anche noioso da questo punto di vista, era quella del terzo polo. A un certo punto ho dovuto accelerare su questa decisione, la legislatura stava finendo e questa è stata la decisione che ho preso. Sembra che Naturalmente però Senna Salvini l'abbia presa un po' male, io non ho avuto occasione di sentirlo, ci sarà occasione, non, questo glielo saprò dire in un altro momento, era sicuramente al corrente di quello che stava accadendo. certo, anche perché insomma si parla di questa vostra amicizia che andava avanti da anni, forse si sarà Ma sentito io tendo sempre a tradito. dividere, tendo sempre a dividere Il l'amicizia lavoro dalla politica. dell'amicizia, certo. Sì, perché voglio dire, con gli amici della Lega ho tuttora dei rapporti. Nella vita poi le strade si incrociano, le strade si dividono, non è questo il primo caso. Naturalmente Certo. magari ci vorrà un po' di tempo per metabolizzare la cosa. Io non è che mi sono svegliato una mattina e ho deciso di cambiare. Sono uno che tende a cercare sempre il dialogo e a cercare la soluzione dei problemi. Poi dopo, quando vedo che queste soluzioni non ci sono, devo semplicemente prendere atto, ma Certo. ribadisco. Ecco, la regione Lombardia dove lei lavora è una delle più difficili d'Italia, no? Perché sembra che ci sia tutto, ma insomma tutto da gestire, soprattutto per quello che riguarda la sanità. Che cosa l'ha attratta verso il terzo polo? Cosa ha trovato di più rispetto alla Lega? Allora, Regione Lombardia è una regione complessa perché è la regione che produce più PIL, perché ci sono 11 milioni di abitanti, perché c'è un residuo fiscale da 56 miliardi. Dire che Regione Lombardia non funziona sarebbe prima di tutto ingeneroso da parte mia, perché ho sostenuto la maggioranza per quasi 5 anni. Dire che va tutto benissimo non sarebbe corretto nei confronti dei Lombardi, ma non c'è nessuna regione che funziona perfettamente, è tutto perfettibile, è un sistema che va avanti da diversi anni. Io credo che, come tutti i sistemi, una continuità così forte tendono a scherzarsi, probabilmente, non so, vedo che si è bloccata l'immagine. No, 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 Ah vada no. avanti, si sente, prego. Probabilmente qualche correttivo non farebbe male, però ribadisco, è la sanità. Noi abbiamo passato in quei momenti, io nella maggioranza, i 2 anni difficilissimi con la pandemia. È stata la prima area del sistema occidentale che ha avuto questo problema. Tenete conto che i dati che avevamo noi erano i dati che arrivavano dalla Cina. Sono stati fatti degli errori? Sì, sono state fatte anche, è stata anche fatta
un'ottima campagna vaccinale. Dunque, non gettiamo il bambino con l'acqua sporca. No. Io però torno alla mia domanda di prima. Che cosa ha trovato nel polo Renzi Calenda, nel terzo polo, di attrattivo per lasciare la Lega? Cosa hanno loro come progettualità migliore per fare una scelta del genere? Sì, allora, il migliore e il peggiore è veramente sempre tutto molto relativo. Io sono, la mia area di riferimento è un'area laica, è un'area liberale, è un'area moderata. La Lega degli ultimi 2018 era una Lega, nel 2019 quando si è raggiunti il culmine con le elezioni in Europa, la Lega ha fatto degli spostamenti. Secondo me, quando si ragionava su un partito che doveva occupare il 30-35% dell'arco parlamentare, bisognava avere il coraggio di dare spazio a sensibilità differenti, no? Dall'area magari la mia, che è quella più liberale, a quella magari un po' più conservatrice. Secondo me è mancato un po' questo dialogo. Poi ribadisco, non ne faccio un torto a nessuno, se si fanno delle scelte in politica, ma questo non vuol dire che io non ho un'impostazione ideologica. È chiaro che quando ti rendi conto che non c'è più quel perimetro nel quale prima ti muovevi molto bene, io la mia partita interna ho cercato di farlo, ho semplicemente preso atto. Il terzo polo, aderire al 100% a un partito vuol dire che secondo me mandi il cervello all'ammasso. In questo momento il terzo polo, da un punto di vista di visione economica, da un punto di vista del rapporto sui diritti civili, su tanti punti di vista, è molto vicino. Non aderisco completamente al 100%, ci sono anche delle critiche che faccio, ma penso che il senso di un partito sia anche questo, dove diverse sensibilità devono essere in grado di esprimersi e poi si fa la sintesi, no? Poi quando ti rendi conto che questo denominatore comune non è più così comune e a un certo punto si scolla, tu decidi o tieni una linea che non è la tua o magari anche con coraggio, perché voglio dire, è chiaro che ci sono anche altre alternative, no? Io ho fatto una scelta che non è una scelta semplice, perché passo dalla maggioranza e vado all'opposizione. Sicuramente fa più fatica a fare consiglieri il terzo polo, almeno che non si farà una partita che porterà il terzo polo a vincere. Però diciamo che non partiamo col favore dei pronostici. Dunque è chiaro che quando tu esci da un partito con una forte connotazione identitaria come può essere la Lega, ti devi aspettare che ci siano attacchi di ogni genere, ma io sinceramente sono grande vaccinato, ho le spalle sufficientemente larghe e l'esperienza nella mia vita per poter anche affrontare queste situazioni. C'è da tenere presente che lei rappresenta un bel serbatoio di voti, perché è stato il consigliere più votato in città, lei è un manager nel campo della ristorazione. E poi vogliamo anche ricordare lo strappo con Letizia Moratti, l'ascesa di Giorgia Meloni. Forse Salvini rischia di rimanere con pugno di mosche in mano. Ma guarda, io credo che Salvini sia un politico molto intelligente. Non bisogna dimenticare che ha preso un partito che era ormai un cefalogramma piatto. Io ho iniziato a fare politica quando le possibilità che la Lega ripartisse erano ridotte ai minimi termini. Neanche il più grosso scommettitore d'azzardo avrebbe messo un euro, e bisogna dare il merito che ha creato lui questa nuova Lega. Difatti non gli si può dire assolutamente nulla. Chiaro che qualche cosa si è inceppato. Io sono convinto che lui abbia tutte le caratteristiche per poter risollevare. È evidente che in questa linea politica io non mi trovo, ma non è che non l'ho fatto presente, Io l'ho fatto presente anche con molta forza. Guarda, io a volte risulto anche... se è arrivata una rottura l'avrà fatto sicuramente presente, no? Giusto? Sì, però perché a volte no, si tende a semplificare, però voglio dire... Senta, poi... io la lascio un attimo in mano di Mirko Paganelli, giornalista dell'ANSA, vorrei che il collega le facesse una domanda. Mirko, ci sei? Sì, vi sento. Allora, se vuoi fare una domanda al consigliere Senna. Sì, ma premesso che rimango sempre incuriosito da,
diciamo, come sensibilità molto distanti siano in grado di avvicinarsi nel nostro paese, perché nel terzo polo appunto vediamo dal lato Matteo Renzi, che era il principale esponente del Partito Democratico, no? È stato il segretario di quel partito e si è avvicinato notevolmente verso destra con il passaggio che ha fatto poi dopo la rottura. Dall'altro vediamo esponenti leghisti che quindi dovrebbero essere agli antipodi di quel tipo di identità, che riescono ad avvicinarsi, a fare un passo invece verso il centro, e quindi questa amicizia politica che nasce, chiedo al consigliere, ha delle radici solide o si tratta, diciamo, di un accomunamento che invece è dovuto più a nemici comuni piuttosto che ad un progetto, ad una visione di mondo, di politica, di realtà comune? Sì, secondo me purtroppo si continua a ragionare su paradigmi che secondo me sono decisamente superati. Quello che abbiamo, io poi mi sbaglierò, ma credo che nel giro del prossimo anno vedremo dei cambiamenti ben più grandi del passaggio di Senna dalla Lega al terzo polo. È evidente che c'è una Forza Italia in difficoltà, una Lega che non è più quella di prima, una Meloni che era partita incendiaria ed è diventata pompiere, sembra la più democristiana adesso dell'arco parlamentare, ma dico sinceramente per fortuna, no? Quando mi dicono cosa ne pensi della finanziaria, io dico male, non malissimo, male perché in quella finanziaria c'erano promesse per 90 miliardi di euro. Non malissimo perché si è deciso di proseguire con la linea Draghi, probabilmente era meglio tenerlo fino ad aprile. La finanziaria si è stata dentro 35 miliardi, 20 sul caro energia, 15 su altre voci. Le bandierine sul POS, sullo SPID sono state subito cancellate, voglio dire, e lo spread non si è mosso. Dunque la donna è capace e ha capito qual è la strada per poter cercare di governare. Dall'altra parte, mi sembra che l'opposizione da parte del terzo polo sia un'opposizione responsabile. Io credo che questo paese abbia bisogno di una grossissima operazione verità. Non ci si è resi conto che quando si fa l'opposizione, detto da anche uno che l'ha fatta anche in maniera dura, si può essere coerenti. La parola coerenza a me in politica mi fa veramente sorridere. Si è coerenti quando si è all'opposizione. Quando si è all'opposizione si può dire di tutto. La Lega era stracoerente, è stata stracoerente dal 2013 col governo Monti fino al 2018, poi quando inizia a governare la politica è l'arte della mediazione, del compromesso, che non è un'accezione negativa, perché probabilmente la si vede in questi termini. Dunque ci sono forti, forti cambiamenti in corsa. Io quando ho fatto la conferenza stampa, che per me, ribadisco, non è stato un momento sicuramente semplice, dall'altra parte Calenda, che adesso è il presidente della federazione, ha detto tranquillamente che è disponibile ad appoggiare Fedriga in Friuli e Zaia in Veneto, che non mi sembrano due esponenti della sinistra radicale. Dunque, io non, mi stupisce che la gente si stupisce, lo schema non è più quello, cioè, voglio dire, il paese è passato attraverso un periodo che continua ancora, che non è semplice, dunque vengono alleanze di buon senso. Io non credo che siano finiti qua i terremoti. Adesso vediamo, io sono convinto che la mia scommessa che ho fatto sul terzo polo sia una scommessa che andrò a vincere, perché il terzo polo crescerà, perché il paese ha bisogno di un contenitore dove far convogliare tutte queste forze. Vedo un PD che ha una deriva sempre più a sinistra, proprio per quella logica storica da partito comunista di non farsi nemici a sinistra, sta inseguendo Conte, mi sembra un po' la situazione francese, no? Con i socialisti che sono scomparsi, il PD rischia ancora fine e un Melenchon italiano. E qua forse si bisogna fare anche un ragionamento di quello che accadrà tra un anno a Bruxelles, però qua stiamo rischiando di portare la palla troppo avanti. Forse, magari qualcuno che non ha capito la mia mossa in questo momento, tra qualche mese potrebbe forse anche fare
dei passaggi del genere, ma non dalla Lega, dico in generale. Certo. Antonio? Sì, allora, quattro consiglieri espulsi della Lega, questo comitato del Nord che ha la benedizione di Bossi, insomma, adesso lei, anche lei è fuoriuscito, però insomma, secondo lei non vede che Attilio Fontana perderà troppa terra sotto i piedi? Non ci darà qualcosa? Secondo lei che cosa può succedere? Guardi, io ne ho già abbastanza per quello che riguarda... E questo l'abbiamo capito. La mia è sicuro. È sempre difficile commentare le scelte degli altri. Però quattro altri persone... quattro che hanno emulato quello che un po' già ha fatto lei, quindi insomma... Ma no, direi proprio di no. Hanno fatto tutto il contrario di quello che ho fatto io. Ho fatto una scelta in maniera indipendente, totalmente indipendente, perché sono talmente bravo a sbagliare da solo che solitamente non cerco il supporto di altre persone. Le quattro persone sono quattro amici, come sono tantissimi gli amici all'interno della Lega. Probabilmente il perimetro Lega stava stretto anche loro e hanno fatto una scelta differente. Non è una questione se condividere o non condividere una scelta. Dietro le scelte ci sono anche esperienze personali, un vissuto personale, ci sono tante storie. Poi è chiaro che c'è questa tendenza che quando esci da un partito sei un traditore, ma quando uno entra nel tuo partito è un eroe. Io questa cosa la devo un pochino ancora capire. Ma infatti non commentiamo questo, naturalmente. No, dico, certo. Poi se lei mi chiede che cosa faranno, le dico... faccio fatica a interpretarmi, figurarsi se riesco a interpretare quello che vogliono. Anche perché il sostegno sarebbe dall'esterno alla Moratti. Ma secondo me si sta mettendo il carro davanti ai buoi. Io mi porrei problema se fossi all'interno della Lega perché sta succedendo questo tipo di discorso. Lo spirito della domanda era proprio questo. Senta, sì, invece... ma quello che dico... Sì. Prego, sì. Senna, prego. No, io... Penso sempre, no? E lo dico da uno che ha fatto una scelta comunque che ero consapevole che fosse una scelta di rottura e che avrebbe creato comunque scalpore. Cioè, se ci sono, se uno deve cercare in tutte le maniere di trovare delle soluzioni, no? E tenere all'interno tutte quelle che sono le eventuali tensioni e poi riuscire a farle, a mettere a terra. Questo certo. Probabilmente se c'è questa situazione sta mancando. Poi possiamo dire che sono tutti cattivi, che adesso sul Comitato del Nord si può dire di tutto, ma che abbiano fatto una mossa per garantirsi una poltrona mi sembra un tantino eccessivo. A me è sembrata una mossa, devo essere sincero, molto, molto di cuore e poco di testa. Mentre la mia mixa cuore e testa, la loro è proprio una questione romantica, sì. Forse... Da ultimi romantici. Da un po' alle origini del Po, insomma, come si faceva una volta. Ma no, ma c'è una storia bellissima della Lega, che è una storia di territorio che secondo me un po' si sta perdendo. Io devo essere sincero, cioè a me dispiacerebbe se quell'eredità lì si perdesse. C'è anche tutto un discorso legato al federalismo, alla solidarietà, all'autonomia. Cioè io so benissimo che sono entrato in un contenitore dove l'autonomia non lo fanno un punto di rimente, però prendo anche quelle che sono le cose che accadono all'interno del Consiglio regionale della Lombardia. Tutti i voti che sono stati fatti, le mozioni, gli ordini del giorno a favore dell'autonomia, a tempi c'era solo Carretta di Area Terzo Polo, sono stati tutti votati a favore. Gli alleati della Lega hanno votato diverse volte astenendosi addirittura in maniera contraria. Dunque ci sono tante cose che vanno secondo me... E qui c'è qualcosa che non va. Certo, senta, senti Paganelli, io vorrei un commento da te sull'atteggiamento dell'Europa, ma anche della politica italiana nei confronti della Cina e questa possibilità di una nuova pandemia. Sì, diciamo che abbiamo assistito ancora una volta, come è capitato in altre occasioni, ai paesi che vanno in ordine sparso, dopo che alla fine si è giunti l'altro giorno ad un non a delle misure comuni, ma a delle forti raccomandazioni per quanto riguarda le misure da tenere nei confronti dei viaggiatori da e per la Cina. Sicuramente la situazione, diciamo, in questo momento è preoccupante sul fronte cinese per quanto riguarda la crescita dei contagi e dei decessi, anche se non sappiamo esattamente fino a che punto, perché appunto, come hanno sottolineato anche l'OMS, i dati che ci arrivano dalla Cina non sono assolutamente trasparenti, che ne dicano
dal Partito Comunista. Dall'altro canto, però, anche noi qua dobbiamo chiarirci su su come approcciarci a questa riapertura cinese, perché ricordiamoci che tra poco c'è il Capodanno cinese, il 22 di gennaio, che se andiamo con la mente indietro di 3 anni a come è iniziata la pandemia, diciamo proprio poco dopo questa ricorrenza, poi il virus è esploso anche in Europa a partire dal nostro paese. Ora la situazione è radicalmente cambiata, noi abbiamo i vaccini, ci siamo immunizzati anche con la malattia. Però comunque questo gigantesco paese, che in realtà è un continente di 1 miliardo e 400 milioni di persone, che sono stati per 3 anni in un lockdown rigidissimo, non a contatto con il virus, dunque in maniera molto più flebile e con un tasso di vaccinazione molto basso, può rappresentare, dicono gli esperti, un bacino importante per lo sviluppo eventuale di nuove varianti che potrebbero eventualmente, in condizione che sono d'obbligo, bucare i vaccini. Quindi, insomma, noi dobbiamo chiarirci già da adesso, visto che sono già passati 3 anni dall'inizio della pandemia, affrontare qualsiasi scenario ci dovremmo trovare ad affrontare. Quindi bisogna che la comunicazione sul Covid torni ad essere, serena, senza allarmismi, però comunque chiara, perché a me risulta che ultimamente il nuovo governo abbia un po' abdicato alla comunicazione riguardo il Covid. Siamo passati di una fase endemica, diversa da quella precedente, non è più allarmante, però in ogni caso una qualche forma di comunicazione deve esserci. La gente non sa, ad Certo. esempio, come approcciarsi alla vaccinazione in questa fase. Ho amici che mi Certo. chiedono, giovani che dicono: ma quindi anch'io posso vaccinarmi? E qui E mi su questo mancano ancora. non c'è uniformità di pensiero perché, allora, c'è chi si presenta in politica, Pregliasco nel PD, Crisanti ha vinto le elezioni nel Senato PD e adesso ha a che fare con intercettazioni contro di lui, con Vaia e tutta la varia, Zaia. con Zaia e tutta la varia storia, le varie storie. E poi c'è Broccolo, che è professore sempre di virologia all'Università di Milano, che invece dice: attenzione con tutti questi richiami, rischiamo di ipersollecitare il nostro sistema immunitario. Quindi li vedo un po' uno che pensa, ognuno pensa alla sua, non vedo uniformità di giudizio, e questo sicuramente destabilizza l'opinione pubblica, e quindi deve esserci un ripensamento da parte del nuovo governo per dare una linea. Siamo in ritardissimo, io sono costretta a salutare e a congedare il consigliere Gianmarco Senna, grazie per essere stato con noi, Grazie ancora a voi per l'invito. e anche al collega dell'ANSA, Mirko Paganelli. Grazie per essere stati con noi, auguri alla prossima. Grazie. Grazie. Allora diamo la linea alla pubblicità, poi ancora in studio con ospiti a Italia Città Aperta.